Ciao a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi andremo ad aprire un pacco da Shein. Se mi vedete vestita e truccata uguale allo scorso video, è semplicemente perché ho appena finito di girare il video appunto della scorsa settimana e nel frattempo mi è arrivato un pacco e ne sto approfittando appunto anche per girare l'unboxing insieme a voi. Ecco qui il pacco di Shein. In realtà ne starei aspettando un altro. Questo penso di aver capito quale sia dei tre, penso, da una cosa che sto sentendo all'interno, ma lo andremo a scoprire con certezza tra pochissimo insieme. Ed esattamente quello che pensavo. Come prima cosa è uscita questa. È una lampada UV per fare le unghie, perché ora me le sto facendo da sola con le tips, però a volte mi piace utilizzare anche gli smalti, quelli UV. E prima di questo stavo utilizzando un fornetto tipo mono unghia. In realtà l'avevo preso per le creazioni in resina. Adesso finalmente un fornetto in cui posso inserire tutta la mano ed è un panda, raga, è bellissimo, è un panda. Ovviamente qua c'è anche il suo cavo e io direi di scoprire subito se funziona o meno. Ecco qui il fornetto, l'ho attaccato, ho attaccato il cavo qua dietro, tra l'altro guardate che carino che c'è anche le orecchiette. E l'altra parte del cavo ha una spina USB. Qua ha tre tasti, quello da 120 secondi, 90 e 60. Facciamo la prova e va, funziona, quindi approvato. Prossima cosa che trovo nel pacco sono queste unghie, perché come vi stavo dicendo, alcune volte metto delle tips, tipo in questo caso, già fatte, già colorate, altre volte sono base semplicemente o trasparente o bianca e me le faccio io, in quei casi mi serve appunto il fornetto. Queste sono tutte nude e sono belle lunghe come piacciono a me. Anche come forma, questa a ballerina, mi pare si chiami, mi piace un sacco, come potete anche notare, è la mia preferita. Veniamo ora alle ultime due cose che ci sono in questo pacco, come potete vedere sono belle leopardate. Questa in realtà è di mia mamma, intanto ve la faccio vedere così. È bellissima! In realtà il tessuto è un po' tipo da costume, ok? Mi piace un sacco che è tutta leopardata in rosa e come potete vedere è una tuta lunga, sia maniche che pantalone lungo. Ed ecco qui la tuta di mia mamma, che va perfetta. E come ti sembra? Molto bella, molto morbida. Bella morbida? Sì, molto morbida, perfetta anche la misura, tutto. Perfetto, quindi approvata? Yes. Mentre invece questo è mio. E allora devo dire che già a toccarlo così, per mio gusto personale, come materiale mi piace di più. Non è il materiale tipo costume, è molto più morbido. È bellissima anche qui la fantasia, qua è tutto rosa, al contrario dell'altra di mia mamma che appunto ha anche del nero. Ed è un body, in realtà tipo quelli da casa. Potrebbe essermi anche un po' larghino perché è una S. Io solitamente portando una doppia XS o XS, dipende da come vesto i capi, potrebbe essermi un po' larghina. È veramente bella e appunto questa l'ho presa da casa principalmente, quindi anche se appunto non mi sta super aderente non è un problema. Il cavallo non ha i bottoncini, peccato, mi sarebbe stato molto più comodo. È composto al 65% da cotone e al 35% da poliestere, mentre invece la tuta è composta al 95% da poliestere e al 5% da spandex. La differenza si sente proprio anche al tatto, però sono entrambe bellissime, hanno una fantasia che vabbè, se vi piace l'animalier l'adorerete, se non vi piace chiaramente vi consiglio di orientarvi su dell'altro. Ecco qui la tuta, come avevo immaginato mi è abbastanza larghina, essendo che la voglio utilizzare per stare in casa non è un problema, anzi è solo bella comoda. Mi piace un sacco anche come materiale perché è bella morbida, sto così per farvi vedere un po' tutta, quindi direi che questa è approvata. Cambio look perché sto finendo di registrare il video in un altro giorno, perché mi sono arrivati gli altri due pacchetti da Shein che stavo aspettando. Io direi di partire da questo. So già che qua ci sono dentro tutte unghie finte. Allora, partiamo da queste, sono le mie preferite, nere e leopardate. Poi ci sono queste ombre blu e nere, anche loro bellissime ombre
rosa e lilla. Queste bellissime nude con il French fucsia, opache marroni. E queste invece più cortine, tipo rosa molto pastello e nero con una specie di fiamma. Passiamo ora al contenuto di questo altro pacchetto. Di partire con la cosa meno entusiasmante, ossia questa. Adesso magari ve la faccio vedere anche aperta. Eccola qui, niente di che, è una gomma ed è super comoda per cancellare dei dettagli. Questa si poteva trovare a random rosa, lilla o azzurra. Figuriamoci, mi è arrivata azzurra. Poi giusto perché qui l'animalier come al solito non ci piace, ho preso questo top, appunto un top tipo da allenamento. Ho voluto provare a prendere solo il top perché in realtà c'erano anche dei bellissimi completi proprio con leggings e top. Il problema è che partono tutti da una S e io avendo un XS ho sempre paura che mi stiano enormi, quindi vediamo un po' come mi va questo, poi magari nel caso nel prossimo haul potrei prendere anche un completo. Ecco il top sportivo. È un filino, proprio un filino largo. Ve lo faccio vedere anche dietro, fatto così, a incrocio. Molto bello, secondo me. È un filino largo, vi stavo dicendo. Al contrario degli altri che appunto li avevo dovuti ricucire, questo comunque va benissimo. Quindi penso proprio che nel prossimo haul prenderò anche un completo. Cambiamo fantasia, ma restiamo sempre sull'animalier, stranamente. Ho preso questo top verde fluo, tutto serpentato. Davanti anche tipo la doppia imbottitura. Dietro si vede che è soltanto uno strato. Dentro è bianco, mentre qui, come potete vedere, è doppio. Anche di questo ho dovuto prendere una S perché purtroppo molte cose su Shein partono dalla S. Ecco qui la fascia. Anche questa, come vi dicevo, è una S, però mi va perfetta perché comunque è bella elasticizzata. Passiamo ora a questa bellissima tutina molto cortina. Qui non ha spalline, qua riesco a farvi vedere che sono short, sì, ok. Comunque è veramente super corta, quindi direi che ha molto potenziale per essere approvata da me. Ho indossata la tutina, mi piace un sacco come veste, è super morbida. Non mi ricordo se ve l'avevo detto prima, ma di questo sono riuscita a prendere una XS. Passiamo ora al pezzo forte dell'haul, me la sono tenuta per ultimo. Sto parlando della parrucca. Eccola qui. Allora, devo dire che è veramente ben fatta. L'ho presa questa che, vedendo da alcune recensioni, non mi sembrava lucida e in effetti non so se comunque rende abbastanza in videocamera, però ha un effetto, diciamo, abbastanza di capelli naturali, perché non è lucida come, non so se avete presente come quanto sono lucide di solito le parrucche. Questa è veramente bella, poi è super folta. Ho indossato anche la parrucca e questo è l'effetto, cioè come potete vedere è abbastanza naturale. Comunque approvatissima anche la parrucca. Quindi nulla, per questo video direi che è tutto. Ricordatevi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando andate a seguire anche sugli altri miei social, TikTok e Instagram, vi lascio i miei nomi qui e comunque tutti i link giù nell'info box, perché se qua su YouTube faccio un video a settimana, sugli altri social sono attiva tutti gli altri giorni, quindi se vi piacciono i miei contenuti vi consiglio vivamente di andare a dare un'occhiata, anche perché in realtà lì posto anche altri tipi di contenuti, quindi fossi in voi andrei a dare un'occhiatina. Detto ciò, direi che è veramente tutto per oggi. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!